Amos completa la descrizione della sua missione nel capitolo 3. Popolo di Israele, ascolta. Oh, popolo di Israele, quindi ecco un'altra prova che è mandato su a nord. Perché in quell'epoca, quando uno dice popolo di Israele, non pensa a tutti gli ebrei. Pensa al regno del nord che si chiama Israele. Il Signore che ti ha liberato dall'Egitto ora rivolge a te questo messaggio. La fede ebraica è fondata su dei fatti, un Dio che si è compromesso per il suo popolo. Alla base ci sta un regalo, ti ha liberato dall'Egitto. E dice, tra tutte le nazioni della terra ho scelto solo te. Per questo, e qui ci aspetteremo, io ti porto in palma di mano, io ti proteggo, io ti difendo sempre, Bibi, per questo i tuoi peccati sono ancora più gravi. Tu sai che di me ti puoi fidare, sai che io faccio sul serio, sai che non lo faccio per il mio bene ma per il tuo bene, e quindi se mi volti le spalle ti freghi di più, sei consapevole dello sbaglio che fai. Il peccato è peccato anche quando non si sa che è peccato, ma se sai che è peccato e ti ci ostini dentro, quello è peccato in modo pieno. Sei più responsabile ancora. Però se uno fa un peccato e non sa che è peccato, è responsabile del peccato che fa? È più una colpa che un peccato. C'è diversità tra colpa e peccato. Ma non in riferimento a quel che si fa, è in riferimento a quel che si sta dentro. Noi viviamo il peccato come colpa quando ci confrontiamo con una legge, un dover essere, dovevo fare questo, 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 non l'ho fatto. Sono colpevole, ho colpa. Il peccato, il concetto di peccato è subentra quando il riferimento non è a una legge, ma a chi quella legge l'ha data al limite, cioè a una persona, tra persone. Allora è mancanza di fiducia, rottura di un'amicizia, tradimento della parola data, eccetera, eccetera, eccetera. Rapporto tra persone. Il senso di colpa uccide. Perché non dà speranza, crede di essere se non mi fa, basta, deve fare questo che non mi ha fatto, che prende fa. I manicomi i reparti psichiatrici sono pieni di gente che è buttata lì dal senso di colpa, stracci. Il senso di peccato libera. Perché? Perché so di aver trattato male uno che mi vuol bene comunque, e quindi che se io accetto di rivedermi, è lì pronto a accogliermi. Il senso del peccato, che è specifico proprio dell'ebraismo e del cristianesimo, ti mette di fronte a un qualcuno che non è un giudice, soprattutto, non è un fiscale, non è uno che va in giro con l'elenco dei diritti e doveri. È uno che, come dice qua, ti ho liberato dall'Egitto. E per noi cristiani è uno che prendete e bevete, questo è il sangue dell'alleanza versato per voi in remissione di tutti i peccati. È uno che fa del perdono la base della sua scelta. O no? È così o no? Per cui so che se riconosco di aver fatto delle scelte che hanno rotto non la sua amicizia con me, ma la mia amicizia con lui, la mia fiducia verso di lui, lui però resta lì. E se io cambio, lui è pronto subito a. Ecco perché libera il senso di peccato, mi rende consapevole di quello che fai, del mio male, ma rimettendomi davanti a uno che so che aspetta solo che io gli apra la porta per riconciliarmi con sé, anzi mi ha già riconciliato, mi ha già perdonato. Aspetta, è lì col perdono in mano per dire, dai, ci apre male, uno o no? Ecco.
Non è da guadagnare il perdono, è da accogliere. La mia generazione non è stata educata in questa prospettiva. La vostra non lo so. Che segnale, che tignate tagnare, che... Il peccato era una trasgressione alla legge. Ecco, cambiamo dentro. E se ci capita di parlare con qualcuno, tu mi hai cambiato. Quale forse la vostra definizione, il peccato è una trasgressione alla legge, forse è riduttivo. Esatto, lo riduce a colpa. Però non ce l'ha mai spiegato come l'ha spiegato adesso. Ma è come è scritto qua? Perché se ne smia la Bibbia? Perché è il problema. E siamo nell'Antico Testamento, né, signori? Paolo che dice la legge uccide, bisogna con una lettera qual è la legge. Certo, lo spirito dà vita. Sì, però, e lui poi, dopo di San Paolo, lui quando parla della legge non ne parla mai, quasi mai della legge in quanto legge, ma della legge come era percepita e vissuta e insegnata e praticata dai farisei. Lui, dopo un ex fariseo, sa bene, e molte affermazioni di Paolo sono proprio in rapporto all'ebraismo concreto che ha davanti alla sua epoca, che è inficiato dalla cultura farisaica, no? che è una lettura purtroppo sbagliata. Può succedere al proprio Dio di fare delle scelte che lo portano, convinto di essere nel giusto, lo portano invece fuori strada, certo che è possibile. È successo anche a noi cristiani tante volte, e poi sono di tramo per certi da loro. E riconoscere che si sta sbagliando, impostazione, non i gesti concreti, no, ma l'impostazione di fondo, non è facile. È possibile solo a quale condizione? Se avviene un incontro. Quindi non è discutendo sull'impostazione che si cambia. I farisei con Gesù in 3 anni non sono cambiati discutendo con loro. E per questo Gesù non ha rifiutato di discutere, perché anche sul piano della riflessione può esserci un aiuto se c'è un'apertura appena, una disponibilità appena. Ma finché non c'è l'incontro reale tra te e lui, e Paolo lo sa bene, la paga sulla sua pelle, è vero o no? Ecco, in quel senso di Paolo, quindi quando si parla della legge di Dio in Paolo, mai dimenticare che non parla della legge di Dio in sé, ma dice la legge di Dio è buona, però mi frega, perché? Per il come veniva percepita e vissuta. C'è poi il problema, ecco, e se io non so di peccare? Che colpa ne ho? Che responsabilità, ecco, che peccato faccio? E che responsabilità ne ho? Colpa niente. Responsabilità magari neanche. Per l'esempio classico che faccio spesso è: arrivi in casa assetato, vedi sul tavolo una bottiglia di acqua minerale, la prendi, glu 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 glu, le acqua rasa. Perché uno della famiglia è andato a comprare, l'ha messo in quella bottiglia lì, e poi la bottiglia, dopo la masser per farlo, cioè quando tu arrivi lui non c'è, tu non lo sai. Sei colpevole di autolesionismo? No. Sei colpevole di tentato suicidio? No, però è il tuo stomaco, è il bambaludo? Questa è l'idea di peccato esistenziale, che non c'è nel nostro modo di pensare il peccato, ma che è il primo peccato della Bibbia, che è il peccato base di tutta l'umanità. È il famoso sbagliare bersaglio. Cerchi qualcosa, se la Bibbia dice, se Dio dice guarda che è peccato, vuol dire alla fine non trovi quel che cerchi, stai buttando via il tempo, stai sprecando energie, stai facendo il tuo male, ma lo saprai quando? Quando ti avrete il stomaco bruciato? Allora lo saprai anche tu. Prima lo sai se ascolti, se ti fidi di quel giudizio lì, perché non ti sembra vero che sia così.
Questo è il peccato esistenziale. Non ne sei responsabile, ma se lo lasci penetrare dentro di te ti frega la vita. Come l'acqua rasa, no? Tu bevi convinto che sia acqua minerale, ma che le boccate che aso prima dell'incursite dentro funzionano comunque, anche se tu non ci pensavi, anche se non volevi. È vero o no? Ecco perché conoscere la parola di Dio, che tutto sommato illumina, ci aiuta a percepire ciò che chi siamo noi e ciò che davvero ci serve, ci aiuta a crescere nella vita, e ciò che invece ci intristisce, ci chiude e ci blocca, vale la pena. Non è solo avere maggiore responsabilità, è essere aiutati davvero a orizzontarsi meglio nelle scelte concrete. Ecco, questo è un aspetto.